AstraZeneca avanti tutta la campagna vaccinale padovana, che in realtà non si era mai fermata con Pfizer e Moderna, somministrati agli over 80 e alle categorie super fragili. Da domani, previo nulla osta che arriverà in queste ore, riprenderà anche con i lotti AstraZeneca rimasti in sospeso, circa 4.000 dosi in attesa del pronunciamento di EMA e AIFA, che lo hanno riabilitato definendolo sicuro. Lo stop aveva riguardato il personale scolastico, che sabato e domenica tornerà in fiera per le vaccinazioni. Ne abbiamo migliaia domani, di nominativi, 630 per domenica, ne abbiamo 742 che abbiamo praticamente sospeso in questi giorni. Cercheremo adesso anche di, attraverso le mail, di coinvolgerli questi già da domenica, se appunto è possibile, in modo tale da rendere quanto mai veloce la riattivazione praticamente del percorso. Intanto l'ULSS 6 Euganea procede con la convocazione via lettera per gli over 80, partite le 6.200 missive destinate ai classe 1937, mentre per gli under 80 dalle prossime settimane verrà esteso il sistema di prenotazione online. Sarà riservata a delle fasce di età, questo lo prevede tra l'altro il piano vaccinazioni. Che verranno appunto pubblicizzate, rese note con margine ovviamente, in maniera tale che coloro che appartengono a quella fascia possono effettivamente iscriversi negli slot che metteremo a disposizione. Inoltre, per la fascia di età dai 70 ai 79 saranno interessati anche i medici di base per ampliare la rete di vaccinazione territoriale che procederà in parallelo. Ultima precisazione riguarda le riserve. I cittadini non possono autocandidarsi perché le cosiddette liste di galleggiamento vengono redatte dal Dipartimento di Prevenzione e dai distretti sociosanitari. Intanto ai dati sulle vaccinazioni si affiancano quelle sui posti delle terapie intensive. Sui 211 posti attivi, 169 sono occupati e altri 36 saranno allestiti per dare risposta tempestiva all'escalation di ingressi.